4.500 tonnellate al giorno, sono 500.000 euro al giorno, fatelo per tutto l'anno e poi fate un pensiero su queste cose. Questo è il perché certe cose non vengono fatte. Ho firmato insieme a Ripa di Meana un protocollo d'intesa per valorizzare l'agro Tiburtino Prenestino. Bene, anche quello l'abbiamo messo nel cestino perché abbiamo fatto un'iniziativa come comune, abbiamo valorizzato eccetera. Adesso questa discarica impedirà anche questa valorizzazione. Abbiamo delle colture dietro la piana di San Vittorino, biologiche. Io vorrei chiedere, con tutto rispetto al presidente Polverini, quelle colture sono state finanziate con i fondi comunitari per quanto riguarda l'attività biologica. Oggi, con l'apertura della discarica, quei requisiti vengono meno e tutti questi investimenti perché li buttiamo al vento quando poi si fanno dei tagli alla comunità riferimento a quelle che sono le crisi di questo momento? Ci sono delle norme regionali che vietano l'apertura a una distanza di 700 metri. Il lembo del comune di Tivoli ha delle residenze a ridosso di Capannelle che sta a 300 metri. Allora io ho una sensazione veramente, credetemi, di disagio nel rappresentare le istituzioni, per un motivo semplice oggi. Quando si decretano dei vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, non si possono decretare vincoli soltanto al danno del cittadino. Quando si propone una pratica al comune, qualsiasi comune, il comune c'è un vincolo, al cittadino no, non si può fare perché c'è un vincolo decretale. Non possono essere le istituzioni le prime a derogarle, chi le emana deve essere il primo a rispettarle. Su quel sito ci sono vincoli inderogabili. E voglio sollevare anche un altro problema, quello della mobilità, ma qualcuno se l'è posto? I migliaia di tir che passeranno, di camion che invaderanno le nostre strade, come verrà risolto questa problematica? Non si può risolvere soltanto con un'ordinanza e con una firma, perché per fare un centro di compostaggio c'è bisogno di un iter immenso, c'è bisogno di anni. Per aprire una discarica basta una firma. Io credo che questo sia vergognoso e intollerabile, quindi andiamo avanti così. Gallicano, piccolo, 6.000 abitanti, però ha presentato alla Regione Lazio un progetto esecutivo per fare un impianto di compostaggio che servirà per 40.000 tonnellate. Bene, questo impianto è fermo dal 12 di agosto all'ufficio via della Regione Lazio e ancora non abbiamo risposte. Il sindaco ha parlato di impianti, è bene sapere ad esempio che in due quartieri di Roma si fa la raccolta porta a porta, ma l'umido che viene prodotto viene trasportato a Padova. Voi immaginate con quali costi. Bisogna, tutti sappiamo che la seconda discarica del Lazio, mettere un'altra qui a fianco sembrerebbe come se il nord-est di Roma debba essere classificato come discarica per le esigenze di Roma. Questo noi non lo permetteremo a nessuno. Chiudendo dico che Gallicano, insieme a Tivoli, è il comune che è sopra questa discarica. Provocatoriamente posso anche dire, bene, dobbiamo fare la discarica, la faccio io. Quei soldi li prende il cittadino di Gallicano, la comunità del nostro territorio, e li usa per la comunità se proprio serve. Non vanno ad un privato che è già ricco e diventerà più ricco. Grazie.